Divi Radio al Mania Grecia Film Festival questa mattina con noi il grandissimo Paolo Fassanelli. Buongiorno. Oh, grandissimo. È grandissimo, stiamo parlando con un attore internazionale. Ah, un attore internazionale, no, grandissimo nel senso alto, grosso. No, no, stiamo parlando con un attore internazionale che in conferenza stampa ci ha raccontato di aver viaggiato tra il Perù, la Germania, insomma, ruoli in Inghilterra. Il ruolo soprattutto in Inghilterra, penso, mi sembra di aver capito, sia quello che è rimasto maggiormente nel cuore. No, mi sono divertito, beh, è chiaro, io amo il calcio, gioco a calcio, andare nello stadio del Liverpool a girare una scena, mi pagavano pure, era fantastico, quindi per me è come andare a San Pietro, per uno che ama il calcio, andare all'Anfield e entrare lì dentro è come fare un giro dentro San Pietro. Quindi. La domanda a questo punto di rito è, la squadra del cuore qual è? Bari, è chiaro. Vabbè, ma io la devo fare la domanda. Ma Bari purtroppo, non parliamo del Bari. Il Bari, si può quasi dire che il Bari ha un po' la stessa sorte del Catanzaro, quindi siamo in un certo senso allineati per molta. Eppure la storia racconta che Catanzaro e Bari erano in Serie A, due grandi squadre, hanno fatto la... Io mi ricordo attaccare le figurine del Catanzaro. Io ho giocato insieme a Palanca, lo sai? No, non ne avevo la minima idea. Un amichevole a Catanzaro. Era ancora un fenomeno quello, porca miseria. Cioè, avremo era modo grande, di ci ha fatto vedere i sorci verdi, cioè un grandissimo giocatore. Avremo modo anche di chiacchierare a questo proposito con lo stesso Palanca il prima possibile, speriamo. Intanto torniamo a Tutto a Posto, questo film che presentate appunto questa sera al Mania, proietteremo questa sera al Mania Grecia Film Festival, un film che la vede in dei panni molto singolari, ma un po' rappresenta l'italianità, l'uomo italiano visto soprattutto con gli occhi dello spettatore estero, il classico marpione, si può definire così? È una vittima, ma noi siamo vittime, noi uomini siamo vittime, ma non delle donne, siamo vittime di una chimica che sta nel nostro corpo e quindi siamo vittime delle donne, cioè come dice le donne, spesso non ci guardate negli occhi, guardate in altri posti, capito? Ma non è colpa dell'uomo, l'uomo consapevole, l'uomo sociale non guarderebbe lì, però c'è l'uomo animale che la prima cosa che parte è quella. Sono le due lauree. Esatto, sono le due lauree. Non solo, anche il retro della copertina. Ah, giusto, ma perché si sa che insomma, è giusto, no, a parte gli scherzi, sì, questo professore ci siamo divertiti a farlo come raccontarlo, come molti professori ci sono. Da noi si chiamano Rattusi in Puglia. Noi adesso che ci penso non so come si chiamano, però ci piace questo Rattusi termine. E quindi è lì e ci siamo divertiti a raccontare questa figura, insomma. È una figura estremamente che però, reale. Nel senso viene punito dall'amore, perché alla fine si innamora della professoressa. Si innamora della donna matura. Della donna matura, ma che in realtà era una molto monacale, che scopre in realtà un altro aspetto e quindi sì, era divertente questa storia qua, devo dire. Si bilanciano gli opposti in un certo senso, sì. Trovano insieme un equilibrio, esatto. Che poi è un po' anche quello che l'intero film, no? In un certo senso cerca, a me ha dato l'impressione di voler cercare un equilibrio in quello che è un problema sociale, almeno parlo del nostro paese, che è appunto quello delle raccomandazioni, del caso eclatante che, come anche in conferenza stampa si è detto, ha spinto il film. Una domanda che ci siamo posti è, in un certo senso, secondo lei questo film potrebbe avere un risvolto seriale legato alla serialità televisiva, ampliare maggiormente i suoi contenuti, potrebbe avere un futuro di questo tipo? Sì. Beh, sì, in realtà dovrebbe essere una specie di serie giovanile, scritta, bisognerebbe scriverla, buttarla giù, svilupparla e secondo me avrebbe seguito. Però non so quanto gli universitari guardano la televisione, in realtà sarebbe più sul web, dovrebbe essere un po' più crudele. Se fosse un po' più crudele, un po' più vera, un po' più cattiva, sarebbe seguita. Sempre commedia. Perché il web ti dà la possibilità di essere cattivo o di raccontare delle cose forti, no? Perché la televisione in qualche modo, la televisione pubblica,
generalista, ha dei limiti. I limiti sono, ma conosco perfettamente, l'ho fatto per 40 anni, 30 anni. Ha dei limiti, non si può parlare di questo, non si può parlare di quello, non si può parlare di quello, non si può andare, no, no, capito? E quindi invece il web, ovvero le nuove piattaforme da Amazon, Netflix, quella gente danno il permesso di raccontare senza limiti, senza blocchi. E quindi secondo me sì, potrebbe essere, però bisogna scriverlo. Chiederemo magari a Gianni questa, faremo la stessa domanda che Gianni. Intanto io la ringrazio per la sua disponibilità di questa mattina e speriamo di poterla vedere presto di nuovo, tra magari anche al prossimo Magna Grecia, visto che questa ne Germania, in Germania. Allora la seguiremo in Germania. Germania e Inghilterra. Grazie. No, il film peruviano deve ancora uscire. Aspettiamo l'uscita del film. Ma stanno pieni di Covid in questo periodo, sono disperati. Sono ancora in post-produzione. Sì, da tanto tempo, perché la regista è peruviana, però vive a Los Angeles. E adesso i posti di maggiore infezione sono California, Florida e Perù. Posso chiederle se mi ricorda il titolo del film? Almeno il plebeio. È il plebeio, in italiano il plebeio sarebbe il plebeo, il poveraccio, ed è il titolo di questa canzone famosissima peruviana di questo Felipe Pinglo che l'ha scritta. La storia è bellissima, una storia d'amore tragica, è musicale il film. Ah, è un musical, una specie di musical, diciamo un film musicale dove gli attori cantano. Io sono l'unico che non canta perché sono cattivo della situazione.